Come va la nuova Fiat 500 elettrica? Beh, c'è solo un modo per scoprirlo, provarla davvero. E poi vi racconteremo, come sempre, scritti belli, nero su bianco, i suoi pro e contro, ma soltanto dopo averla messa alla prova con strumenti, test, una pista e il nostro ingegnere. Perché qui oggi alla Fiat 500 elettrica daremo anche i voti con il mitico pagellone di automoto.it che trovate alla fine del video. Si chiama proprio così, la nuova 500, nuova, e in questo modo i vertici della Fiat hanno voluto sottolineare l'inizio di una nuova era, ma soprattutto distinguerla dalla 500 più tradizionale, che rimane comunque a listino, quella rinata nel 2007, che ora sfrutta i motori Firefly mild hybrid a 12 volt di origine brasiliana. E se la versione a benzina inizia a far sentire un po' troppo il peso degli anni, vi ricordo che è un progetto che ormai ha quasi 15 anni, beh, questa nuova 500 è finalmente al passo coi tempi. Crescono le dimensioni, più 6 cm, ma le proporzioni rimangono quelle di sempre e il design è tipicamente italiano, molto curato e molto riuscito, secondo me. È uno stile che la rende un oggetto di fatto unico, molto personale, ma soprattutto facilmente desiderabile. Insomma, se vi piace così a prima vista, beh, vi capisco. La differenza sostanziale è che qui, imbullonato al pianale, c'è un pacco batterie da 42 kWh di capacità nominale. Significa che poi i kWh realmente utilizzabili sono un po' meno, come sempre avviene sulle elettriche. Pesa circa 300 kg ed è composto da 192 celle prismatiche che, grazie alla loro particolare conformazione, permettono di ottimizzare al massimo lo spazio. La nuova 500 è un'icona italiana a tutti gli effetti. Sì, perché a differenza di quella del 2007, lei è prodotta in Italia, per di più nello storico stabilimento torinese di Mirafiori. Una bella notizia. In ogni caso non avrà vita facile, visto che le concorrenti, più o meno dirette, sono sempre più numerose e sempre più agguerrite, a partire dalla simpaticissima Honda E. La taglia di questo accumulatore è piuttosto abbondante e più grande rispetto a molte competitor. Questo ha permesso di avere una buona autonomia, il che fa ancora più notizia su un'auto come questa, pensata soprattutto per muoversi in città. All'interno del nostro ciclo di prova in condizioni reali, il terribile cappio di automoto.it, il nostro ingegnere è riuscito a percorrere in media 250 km, ma rimanendo soltanto in ambito urbano se riescono a fare anche 300. Valori inferiori al dichiarato, certo, ma comunque superiori a quelle di molte concorrenti anche di taglia superiore a questa 500. Merito non solo dell'accumulatore un po' più abbondante, ma anche dell'efficienza, che è davvero ottima ai vertici della categoria. Consumi molto buoni che restituiscono costi di percorrenza veramente interessanti. Beh, nella migliore delle ipotesi bastano poco più di 3 euro per fare 100 km. Lo sapete, il costo di una ricarica dipende essenzialmente da che tipo di corrente andiamo a buttare negli accumulatori e da quale contratto abbiamo col nostro fornitore energetico. In generale conviene sempre caricare lentamente e potendo a casa propria, anche perché in questo modo si risparmia e si preserva la salute degli accumulatori. L'ideale, lo consiglio sempre, è ripristinare di notte i chilometri che avete fatto fuori di giorno, quindi bisogna un po' cambiare mentalità rispetto a quando si ha una macchina a benzina e si va a fare il pieno ogni tanto. E siccome poi è difficile che ogni giorno facciate fuori una batteria intera della nuova 500, beh, se non fate molta strada è possibile che vi basti anche semplicemente la classica presa domestica, e anche in questo caso parlo per esperienza diretta.
Le ricariche più veloce, quella ad alta potenza, soprattutto in corrente continua, stressano molto di più gli accumulatori. Quindi vanno bene, ma soltanto in caso di emergenza. A proposito di ricariche fast, una nota di merito perché la nuova 500, nonostante sia un'utilitaria pensata per la città, accetta corrente continua fino a 150 kW. Ben fatto, non è così scontato su auto elettriche così compatte. Una city car elettrica con soluzioni tecniche raffinate, solitamente riservate ad auto di categoria superiore. Ma cosa dicono le prestazioni? Beh, i test del nostro ingegnere hanno portato a galla risultati molto interessanti. Il nostro ingegnere ha scoperto prima di tutto che la nuova 500 elettrica accelera bene. Anzi, direi molto bene, visto che si rimane abbondantemente sotto la soglia psicologica dei 10 secondi e visto che fa anche un pochino meglio del dichiarato. Impressiona soprattutto lo stacco da fermo, lo 0,50. Qui le elettriche sono delle campionesse. Poi, in realtà, salendo con la velocità si perde un po' di spinta. Il test di frenata poi è andato bene. Considerando il fatto che questo esemplare monta pneumatici invernali, i valori sono nella norma, addirittura un filo migliori di quelle di una elettrica di categoria superiore come la Mazda MX-30 che abbiamo testato a parità di condizioni. Dove però quest'auto fa veramente la differenza è nella ripresa, come certificato dal nostro ingegnere. I valori sono semplicemente eccezionali, non appena si sfiora il pedale dell'acceleratore c'è una tonnellata di coppia e di spinta. È vero che vale un po' per tutte le elettriche, ma qui sembra esserci qualcosa in più, come dimostrano i dati rilevati. In più vi mostro anche i dati con una compatta più tradizionale, una Hyundai 20 turbo benzina, le differenze sono veramente abissali. Per una city car di segmento A questi valori sono davvero sorprendenti, anche se elettrica. Stiamo scoprendo una 500 profondamente diversa e non solo perché è molto più scattante questa, ma anche perché si guida decisamente meglio. Un'auto molto più agile che si lascia guidare molto meglio anche in velocità. L'intervento dell'SP è sempre preciso ma invadente, non ci sono interventi bruschi. È sintomo anche di un telaio sano, buono, che restituisce reazioni positive, naturali. Le sospensioni qui rispetto alla vecchia 500 digeriscono molto di più anche in presenza di sconnessioni particolarmente difficili. Un dato non così scontato, visto che in questo caso la 500 si deve portare sempre appresso qualcosa come 300 kg dovuti alla presenza del pacco batterie. Ma siamo alla nostra prova parcheggio e quindi proviamo come sempre la manovra. R si mette in un attimo ed eccola qui. Beh, la 500 è una vera campionessa di agilità. Del resto, sapersi destreggiare nelle particolarissime città italiane trafficate spesso con vie molto strette, è da sempre il suo pane. Il raggio di sterzata è veramente ottimo, la si gira e la si parcheggia in un fazzoletto. Attenzione soltanto alla visibilità perché il montante anteriore non è molto esile, soprattutto alla base. In manovra comunque c'è una retrocamera che finalmente ha una bella risoluzione, anche in condizioni di scarsa visibilità. Ci siamo. Siamo al passo coi tempi. Spesso si tende a credere che le auto elettriche siano più silenziose, ma in realtà non è.
sempre così? Perché insonorizzare un'auto alimentata a batterie è più difficile, proprio perché non c'è il classico motore termico che naturalmente copre un po' di rumori fisiologici sulle auto normali. Questa tendenza è ben visibile con i nostri rilevamenti. Infatti la 500 elettrica è molto silenziosa in città, alle basse andature, mentre in autostrada, all'aumentare della velocità, i frusci aerodinamici diventano più presenti ed è anche udibile un po' il sibilo dell'inverter, che alla lunga può dare un po' di fastidio. Se vi stavate aspettando però maggiore spazio all'interno, dovrete ricredervi, perché nonostante le dimensioni esterne siano cresciute, la 500 non rimane di certo una campionessa di abitabilità. Nessun problema davanti, dove comunque due persone trovano tanto agio, e poi non c'è più il cambio sospeso qui e quindi c'è anche maggiore spazio davanti al tunnel. Dietro però è davvero difficile, se non impossibile, che ci stiano due adulti. Intanto l'accessibilità non è delle migliori, bisogna essere un po' dei contorsionisti. Eccoci qua. Come certificano i nostri dati, lo spazio per le ginocchia qui è davvero risicato. Guardate, anche nel mio caso, che non sono poi uno spilungone. E poi, nonostante la presenza di attacchi Isofix, vi assicuro che sistemare qui un seggiolino è davvero complesso. Bisogna passare comunque da quella porta e lo spazio comunque è poco. Meglio quindi optare per gli attacchi sul sedile anteriore, che per fortuna ci sono. E parlo per esperienza. Se dovete ricorrere spesso al divanetto posteriore, quindi, forse è meglio scegliere la curiosa versione 3+1 con portierina posteriore controvento, che però è disponibile solo con la versione coupé e non con la cabrio. In generale, comunque, la 500 rimane un'auto per viaggiare più che altro in due, al massimo con dei bambini seduti dietro. In compenso, la posizione di guida è migliorata rispetto a quella della 500 tradizionale. Si sta comunque seduti un po' in alto, ma con le gambe un po' meno piegate. Questo piacerà a chi non cerca necessariamente la guida alta. Sulla vecchia 500, vi ricorderete, si stava un po' appollaiati. In più, ora lo sterzo finalmente è regolabile, non solo in altezza ma anche in profondità. Quindi l'ergonomia è migliorata davvero tantissimo. Nessuna particolare sorpresa anche dal punto di vista del baule, che resta il vero tallone d'Achille di questa City Car. Va bene che siamo su una ultra compatta di segmento A, va bene che il dato non è poi così distante da quello dichiarato, però 175 litri rimangono davvero troppo pochi. Come dimostra il test con le nostre valigie cinesi, il vano è perfetto per le esigenze di una guida tipicamente cittadina. Chi deve fare un viaggio non potrà caricare più di due piccole valigie e uno zainetto. Per di più qui c'è un bel gradino e il vano non è sempre ben rifinito, la plastica dura, il gancio è a vista e guardate, anche i sedili non sono stati foderati da un'auto così curata, non ce lo saremmo aspettato. Attenzione poi, non c'è il ruotino di scorta, soltanto il kit, e dovete sempre fare i conti con la borsa dei cavi, che comunque toglie ulteriore spazio. Per fortuna però si possono abbattere i sedili in maniera classica 50 e 50, attenzione però rimane un gradino, il vano di carico non è comunque piatto e soprattutto a questo punto c'è più spazio per i bagagli, però rimangono in vista. Piccole sviste, quelle legate al baule, in un contesto però di grande cura, raffinatezza e qualità. La nuova 500 fa di necessità virtù, con un'intelligenza e una perspicacia tipicamente italiane. Infatti la plastica abbonda ed è onnipresente, però prima di tutto è di buona qualità e ben assemblata e poi anche ben valorizzata. Guardate questa finitura che ricorda un po' il legno, è un optional da 300 euro ma fa davvero un bel effetto. E poi tutti i comandi, tasti, bottoni con cui vengono in contatto le dita trasmettono una bella sensazione di solidità e di qualità. Bellissimi i sedili e anche comodi, perché non costringono troppo, sarebbe inutile del resto su una City Car, e sono rivestiti con questo tessuto particolare ricavato dalla plastica riciclata e recuperata dai bari. Non mi hanno convinto invece i pannelli porta, perché qui sì che la plastica dura abbonda
ma non è mascherata in maniera sapiente come hanno fatto altrove. Forse si poteva dare di più su un'auto così curata. Bellissimi invece tutti i micro dettagli tributo alla storia gloriosa della 500 che hanno disseminato nell'abitacolo. Molto buoni però anche gli assemblaggi esterni, come ha certificato il nostro ingegnere che è andato a misurarli uno per uno con il suo micidiale calibro. Soltanto una svista nella zona delle frecce anteriori, dove l'assemblaggio non è sempre regolare intorno al fascio luminoso, ma poca roba. Ottima poi la carenatura del fondo che protegge il pacco batterie e aiuta l'aerodinamica. Capitolo fari, importantissimo, perché sulla 500 finalmente, devo dire, c'è una soluzione full LED. Bellissima e ardita anche dal punto di vista costruttivo. Guardate il fascio luminoso spezzato in due porzioni di carrozzeria differenti. Ci voleva un bel tocco di stile e di tecnologia ben fatto. Ma siamo alla prova portiere, quindi giù tutto con i vostri timpani. Ecco, un rumore un po' secco. Forse mi sarei aspettato di trovare maggiore morbidezza da un'auto con questa cura costruttiva, ma in generale un risultato buono se consideriamo che siamo in presenza di una city car di segmento A. Quindi voglio proprio dirlo, brava Fiat, perché nel complesso la qualità è migliorata tantissimo rispetto alla vecchia 500 con i classici motori termici. E poi mi è piaciuto molto il comando che sblocca le porte elettricamente, pratico, moderno, ricorda un po' la Tesla Model 3. E poi niente paura, perché in caso di malfunzionamenti c'è sempre l'antico metodo meccanico. Ma la nuova 500 è finalmente al passo coi tempi anche per quanto riguarda la tecnologia. Ci voleva in casa Fiat. Intanto davanti a me una strumentazione interamente digitale che ha una bellissima risoluzione, è molto chiara e facile da leggere. Attenzione soltanto perché le animazioni a volte vanno un po' a scatti e non c'è poi una grandissima possibilità di personalizzazione. Mi è dispiaciuto anche trovare un display che non segua l'andamento circolare del cruscotto come avveniva in passato. E poi qui troviamo il nuovo sistema multimediale Uconnect 5 che ha uno schermo bello grande con un'altissima risoluzione ed è finalmente moderno, completo, ricco di possibilità e con servizi connessi. Forse non è soltanto velocissimo al tocco e anche qui le animazioni potrebbero essere un po' più fluide, però ci siamo, anche perché abbiamo Apple CarPlay, Android Auto e quindi direi proprio che non manca niente. Anche perché perfino i comandi vocali funzionano, devo dire, a dovere. Forse la navigazione tra i menu avrebbe potuto essere un po' più semplice, un po' più intuitiva. Ci sono comunque tante informazioni. All'inizio bisogna imparare ad andare a posare lo sguardo là dove interessa. Alla Fiat poi hanno fatto una bella iniezione di tecnologia anche per quanto riguarda i rinunciabili ormai sistemi di assistenza alla guida, i cosiddetti ADAS di serie. C'è la frenata automatica di emergenza e il mantenimento di corsia, attenzione, non di traiettoria, ma pagando con un pacchetto opzionale da circa 1000 euro si può avere una vera guida assistita di livello 2, anche col cruise control adattivo. Meno male, era ora. Tecnologie che una bella mano la danno, soprattutto quando si viaggia in autostrada. Io non ho mai finito per disattivarli perché poco puntuali, poco precisi o fastidiosi. Tutto funziona a dovere. E poi una nota di colore. A differenza di tutte le elettriche del pianeta, questa 500, quando inizia a muoversi partendo da ferma, non produce un suono artificiale per la sicurezza dei pedoni o dei ciclisti, ma emette delle note. Sono quelle di Amarcord, quindi se non vi piace Nino Rota, dovrete un po' scendere a patti con questa 500. Scommetto che a tanti e a tante di voi questa nuova 500 è davvero piaciuta, ma non sapete come fare per comprarla. Allora cerchiamo di aiutarvi noi di automoto.it, ma come sempre andando un po' al di là degli inutili prezzi di listino. Questa versione, la Icon, con la batteria più capiente e il motore più potente, con un allestimento bello ricco, supera alla grande i 30.000 euro. Veramente tanti per una city car di segmento A. Scegliendo la versione di ingresso con batteria più piccola e qualche cavallo in meno, le cose migliorano un po', ma neanche troppo.
Per renderla fattibile, quindi, bisogna accedere ai contributi statali, che, in caso di rottamazione, permettono di portarsi a casa un esemplare a meno di 20.000 euro. Un prezzo comunque salato per una ultracompatta, ma non lontano da quello della vecchia versione con motore termico, e che tiene conto del livello di sofisticatezza di questa automobile, in termini di tecnologia e qualità. Non male i costi di mantenimento, visto che non si paga il bollo per i primi 5 anni con una elettrica. E a voi è piaciuta la nuova Fiat 500 elettrica e soprattutto prendereste lei, magari con gli incentivi, oppure la vecchia con il classico motore termico mild hybrid 12 volt? Beh, raccontatemi tutto nei commenti qui sotto se volete. Ciao da Matteo Valenti, alla prossima prova rigorosamente strumentale di automoto.it.